Salve a tutti, tra Trentino e benvenuti sul canale YouTube della Gilda delle Arti. Oggi è un video un po' diverso dal solito, perché non so se si è notato, ma siamo in compagnia di un personaggio anche abbastanza noto nel mondo dello spettacolo, anzi più precisamente del mondo del doppiaggio. La nicchia. La nicchia, La nicchia. diciamo, nel mondo del doppiaggio. Il buon Davide Perino, doppiatore, tra l'altro, di personaggi anche abbastanza, insomma, diciamo, conosciuti, dai, diciamo così. Sì, più o Tipo meno. il buon Frodo del Signore degli Anelli, Newt Scamander, Scamander. di Animali Fantastici e Johnny di Hotel Transilvania. Johnny di Hotel Transilvania, Chicco Chicco anche della di Bella Bestia. della Bella Bestia, insomma, nei fatti un po' di personaggi. E appunto, cosa ci fa qua a Bergamo? Qui. Siamo qua con due microfoni, due LG per far vedere ai ragazzi che hanno deciso di venire oggi a teatro, ospiti della compagnia teatrale La Gilda delle Arti, per fargli assaggiare quello che è il mio mestiere. Quindi, brevemente, nell'arco di un pomeriggio, una giornata, facciamo vedere cosa significa il doppiaggio. Dalla tecnica al tipo di recitazione, che cos'è il sincronismo con la cuffia, con l'originale, poi mutare la cuffia, sovrapporsi all'originale, insomma, tutto questo è un delicato equilibrio di tecnicismi che io insegno ai ragazzi e per un giorno li faccio vedere e li faccio provare. Per chi vuole vedere, per chi vuole curiosare, per chi vuole mettersi alla prova, per chi vuole semplicemente tentare, io sono qui ad aiutarli e gli do un assaggio. Quindi adesso poi tu, prima ovviamente di fare tutta questa prova, no, di doppiaggio, hai Ho raccontato anche un po', chiacchierato anche un po' troppo. fa sempre piacere. Ma quindi tu, così, brevemente, com'è che sei diventato doppiatore? La tua storia, la tua mini biografia. Sono un raccomandato da. No, scherzo. È che ci sono nato dentro, perché questo mestiere lo faceva la mia bisnonna, mio nonno, mia mamma e io. Mia mamma ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ha fatto teatro, doppiaggio. Mio nonno è stato uno dei fondatori di una delle prime società di doppiaggio in Italia. E ne fu presidente per un periodo e la mia bisnonna ha iniziato questo mestiere negli anni 30 negli Stati Uniti. E quindi io mi sono ritrovato dentro una sala così casualmente mi hanno messo davanti a un microfono, casualmente riuscivo a dire le cose bene, ero portato e poi piano piano sono andato avanti. Ecco, questa è la mia breve. Sempre casualmente si è trovato a fare anche il Signore degli Casualmente ero Anelli. lì per il provino e Casualmente passavi. passavo di lì. Ma quindi tu comunque hai visto anche il mondo del doppiaggio, tu hai detto che aveva cominciato circa negli anni 80, giusto? Con le Sì, le primissime primissime. esperienze. Sì, esperienze dell'85, sì. Ok, e stai doppiando anche adesso. Sì, Tuttora comunque tuttora, sì, ho sei sempre impegnato. continuato. Ma quindi tu hai anche visto il mondo del doppiaggio cambiare, quindi quali sono le grandi differenze secondo te Beh, io tra approdavo dal prima cinema, e... dalla televisione, Ok. dentro la sala di registrazione. E poi da lì ho alternato un po' le cose e ho poi proseguito con la sala di registrazione sempre. E ho visto i grossi cambiamenti, come raccontavo oggi, che sono avvenuti dalla vecchia scuola, di cui sono contentissimo e orgoglioso di fare parte, quindi con i vecchi macchinari, i vecchi attori, i vecchi doppiatori di una volta che ho conosciuto, con cui ho vissuto in mezzo, e come è cambiato tutto il corso del nostro, la nostra era, il nostro mondo, le tecnologie e come sono subentrate nel nostro mestiere. Visto questo, ho vissuto anche come sono accelerati i tempi e come si è arrivati a concludere delle lavorazioni con delle velocità fuori dalla norma. Parlavi di settimane al posto di Al mesi, posto di mesi, addirittura. sì, un mese e mezzo e ora 2 settimane risicate. E niente, pro e contro.
velocità, ma ormai il mondo gira così, il mondo va così, siamo tutto più veloci, tutti in una ruota che non si può fermare, the show must go on, è tutto così, ma io cerco di lavorare sempre con un occhio, uno sguardo a quello che era il mio inizio, il mio passato, quello che ho imparato e come l'ho imparato. E cerco di raccontarlo, perché è bene che i ragazzi che sanno e vedono com'è il doppiaggio di adesso, è bene che sappiano com'era prima, perché è giusto anche saperlo, imparare anche Certo. com'era agli inizi, un mestiere artigianale, perché poi alla fine siamo questo, degli artigiani. Cioè, quindi tu sei un po' a cavallo di due mondi, diciamo, un po' così. Sì. Tra l'altro, ultimamente il doppiaggio, no, ha avuto diciamo, è stato messo alle luci della ribalta, è diventata una cosa un pochino più famosa ultimamente, Per via anche delle tecnologie. per via anche di quello. Quindi ci sono anche moltissime persone che vorrebbero entrare nel mondo del doppiaggio, che però mi è parso di capire essere abbastanza chiuso Sì, come mondo. per via delle forzature a cui siamo stati costretti da parte delle major, quindi delle grosse emittenti che adesso sono subentrate sul mercato, ci hanno costretto a modificare gli studi per motivi di sicurezza e chiuderli, praticamente. Chiuderli vuol dire non permettere più agli allievi di assistere alle lavorazioni, ciò che ha impedito ai giovani aspiranti di poter imparare. Stiamo comunque cercando, attraverso scuole e trovando possibilità di far sperimentare, assistere gli allievi delle scuole, dei corsi di recitazione e i corsi teatrali, di confrontarsi con la tecnica del doppiaggio, perché la pratica è importante, ma soprattutto acquisire da dei professionisti che lo fanno da tutta la vita. Se non si vede come si fa, e non c'è qualcuno che ti spiega, non si può imparare. È un mestiere artigianale, se non vedi come si fa, se non c'è il mastro che ti insegna, io faccio sempre gli esempi di un calzolaio o un saldatore, insomma, mestieri artigianali dove devi per forza esercitarti, dove devi sbagliare, dove devi vedere e imparare, se non fai così non si può fare. E alla fine come introduzione possono Se andare bene non, anche esatto, se non vai a come vedere il degli teatro, se non vai a stage. vedere teatro, non puoi vedere come si fa. Certo. E con questo finisce anche quest'anno la serie di stage che propone la Gilda delle Arti e sperando di ribeccarci ancora magari l'anno prossimo con stage diversi e chi lo sa, magari ancora con Davide per un prossimo stage di doppiaggio. Mi raccomando, seguite tutti i nostri social, la pagina Facebook, la pagina Instagram e il blog della Gilda delle Arti, sempre per restare aggiornati sugli spettacoli, i corsi e gli Come stage. siete social? Siamo stra social, abbiamo dovuto aggiornarci. Detto questo, io direi che ci salutiamo, ringraziamo il buon Davide che ci ha tenuto compagnia per tutta la Grazie giornata, vi salutiamo e al a voi. Al prossimo prossimo spettacolo. spettacolo!